grazie mille, grazie per questa presentazione. Allora io ne faccio un'altra, io mi chiamo Elisa Del Re e sono una degli arrestati del 7 aprile del 79. Al momento dell'arresto avevo due figli piccoli di 2 e 5 anni, Sara e Davide, e loro hanno vissuto quello che Anna ha vissuto nello stesso periodo, perché gli arresti del 7 aprile appunto comprendevano anche Tony Negri e altri che lavoravano nello stesso dipartimento in cui lavoravo io. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie di essere qua. Ma in realtà io nel libro, specialmente per quanto riguarda la parte dell'infanzia, racconto uno spezzamento, nel senso che sì, certo c'era tutta questa vivacità intellettuale, politica, però era comunque dentro la Padova degli anni 60, che era un posto piuttosto bigotto, piuttosto... Quindi io non è che do un giudizio, racconto semplicemente la condizione di una bambina che passa da degli ambienti talmente diversi, cioè da dover stare inginocchiati sul grano alla scuola elementare quando sbaglia una cosa, a tornare a casa con la gente che litiga sui massimi sistemi. E secondo me c'è anche una cosa abbastanza comica. Io mi ricordo quando stavo scrivendo il libro, un mio amico scrittore mi ha detto: guarda, secondo me quello che è molto interessante è proprio vedere quanto poco capisce la protagonista di quello che le succede. E in effetti è un po' questo, cioè nel senso l'inadeguatezza di un bambino a capire queste cose che però lui percepisce come importanti oppure comunque come conflittuali. Questa donna descritta a tutto tondo nel sacrificio per aiutare il marito, spendendo se stessa proprio totalmente, riesce anche a seguire in qualche maniera i figli. Beh, certo, assolutamente. Ma non solo, ma c'è anche un discorso su come poi nei momenti di crisi sono veramente le donne a reggere. E mia madre un po' simboleggia questo, nel senso che a prescindere dalla sua capacità, la sua passione, così c'è anche un pezzo nel libro in cui io racconto come vedo mia madre che si porta in giro queste buste di questi sacconi neri pieni di cose da lavare che uscivano dal carcere, le trasporta in treno fino a Milano e così, e poi vedo mia nonna che mentre mio nonno era in campo di concentramento era sfollata e trasportava il cibo sulla bicicletta, l'altra la bisnonna che invece vendeva i merletti una volta che il marito era fallito, e quindi vedo tutta questa genealogia di donne che, come dire, hanno retto il colpo, no? E questa è una cosa molto importante, e soprattutto perché secondo me in quello che si può chiamare il fallimento dei movimenti, che chiaramente è venuto perché c'è stata una repressione, perché c'è stato il terrorismo eccetera eccetera, ma anche perché forse il discorso sul personale non era stato così, come dire, condiviso come forse avrebbe dovuto, e in questo voglio dire, le donne forse sono quelle che hanno portato più innovazione rispetto a questa cosa qua, no?